Bene, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a coloro che non sono riusciti a inoltrarsi nel nuovo giorno toccando il letto e che hanno passato con noi questa notte di trattative, però con un epilogo a lieto fine, come era nei nostri desideri e anche, devo dire, nelle nostre previsioni. Credo che possiamo dire che è finita la guerra delle pensioni, si comincia a lavorare alla riforma. In molti casi ci sono state delle richieste che il governo non ha accolto. Verrà richiesto al Parlamento una corsia preferenziale affinché in pochi mesi possa diventare legge. Tra governo e forze sociali si sviluppano in questo ambito, in questa atmosfera. Per quello che riguarda il governo c'è soddisfazione per come si è conclusa la vicenda, c'è il convincimento di avere agito nell'interesse generale. Non credo che nessun tribunale giusto al mondo possa condannarmi perché mi chiamo Silvio Berlusconi. È la stessa cosa, ci sono le stesse probabilità. Ci può essere una condanna e allora non sarà un atto di giustizia, ma un atto politico teso a sovvertere l'ordinamento del Paese. Tutto qui, prego. Le grandi gruppi di PI, per l'effetto di Giuseppe Paz ancora arriva a comprare tutto qua, ma il letto di usare la zona core con la gauche e ils se sont mantenus critiques vers le gouvernement. Dans les places les plus importantes, partout, dans les écoles, dans les universités, dans toutes les organisations, dans les journaux. La culture italienne, on a difficulté à trouver des gens qui appartiennent à la culture libérale. Des difficultés, parce que les places étaient ouvertes seulement pour ceux qui pensaient à gauche. Et ce que